Lo sai che è così per me? Ah, sto venendo, sto venendo. In questa fase il mio anteriore lavora malissimo. Se vedi come riesco a metterlo poche volte dove voglio sullo viscido. Questa è una riflessione che facevo l'altro giorno che ci ho parlato. Disse: tu migliori quando c'è l'asciutto a terra. È vero, perché quando c'è il fango, il viscido, io non riesco a guidare. Vai, vai.
piaciuto, no? Mi è piaciuto assai. Questa è la casa mica. Penso che ho fatto fatica a starti appresso. Mi hai capito che qua la conosco come le mie tasche. Cioè io col corpo anticipo quello che verrà dopo, perché già lo so. E come ti sei trovato con la moto? Mi sembra meglio, cioè non è che mi sembra, anzi, solo che hai visto in quel tornantino stretto a destra? Fai fatica a girare. Che se n'è andata, è andata più brusca, quindi il devo posteriore, solo imparare... Il posteriore o l'anteriore? Il posteriore. Il posteriore penso che sia colpa del... O la frizione che attacca di più. No, io credo perché tu non l'avevi provata ancora la frizione, no? Ti dico una cosa, all'inizio quando me l'hai data girava di più in quei punti, aveva trazione ed usciva. E adesso che l'ho regolata così non la sta facendo. Perciò è qualche riflessione che dobbiamo fare, forse potrebbe essere l'estensione troppo chiusa che fa questo scherzo. Però mi piace, sì, lasciamo la cosa. È da considerare sta cosa, perché pure io soffro di quel problema. Quando ho provato la tua, ho detto ah, come gira sta motocicletta in coppa a Cipre? Forse il fatto che si siede tanto dietro, poi dopo ne ragiono col cozzo. Dai, no. Vaga sono ammazzato, ben volentieri. Thank you.
fatto belle riprese, secondo me hanno fatto. Penso proprio di sì. Ma la prossima volta che vieni sul Vesuvio, se non fai quello che hai fatto qua, ti buco tutte e due le gomme. Voglio vedere che apri il gas così. Wow, bello questa frizione nuova, non che certi sparazzate di gas. Come va? Mi piace, mi piace. Se fa la menotta. Sui muri, mamma mia, non lo sapevo che sapevi camminare sui muri. Ma che non sei rotto lo stivale, che troppo rotto lo stivale, sei tromanno stai. Guarda, se stava una pianta era mia. Calmati, calmati che stai tremando, fai scaricare un po' l'adrenalina. Sento strano sto stivale però. Mamma, mi ha fatto quella reazione sulla sul bagnato che non mi aspettavo. Rilassati un attimo che stai teso. No, ma è... cioè, sto tranquillo, solo che mi hai visto proprio... Ma tu non hai idea di dove... Spero che l'immagine sia venuta bene, perché è spettacolare dove sei salito sulla parete. Non ho capito come hai fatto a non cadere. C'è stava qualche pianta, tipo questa che sporgeva. Vabbè. Beh, avrebbe chiuso lo sterzo, credo che comunque... Hai disturbato.